il benvenuto, a dire la verità sarebbe un bentornato, ma comunque benvenuto come sindaco. Oggi lo diamo al primo cittadino di Guidizzolo negli studi di Tempo Radio, Stefano Meneghelli. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, quindi ricordiamo alcune delle coordinate: il numero per messaggi SMS e WhatsApp è il 338 17 19 105, per telefonarci 0376 63 17 09, indirizzo mail diretta @temporadio.it. Siccome siamo in streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio, vi invitiamo a usare anche questo mezzo per scriverci, seguirci e scriverci, il Gazzettino Nuovo e Temporadio. Allora, tanto per cominciare, complimenti per la sua elezione. Grazie mille. Per cui, insomma, una bella soddisfazione, penso, per un giovane, perché lei è un sindaco giovane, che fin da giovanissimo si è impegnato in politica. Sì. Quindi, complimenti. Ricordo la volta scorsa che aveva detto: io amo terribilmente il mio paese e il mio territorio. Ah, ti ricordi questa cosa? Assolutamente sì, assolutamente. Possiamo parlare della nuova giunta, allora, insomma, ci parli un po' del programma. Anche. Certo, mercoledì scorso abbiamo avuto il primo consiglio, un consiglio, diciamo, standard, nel quale sono state fatte, sono avute le nomine, sia l'accettazione a consigliere comunale, anche le nomine dei vari assessori. Noi come amministrazione, come gruppo che ha vinto queste amministrative, abbiamo deciso di condividere con tutti i rappresentanti della lista e a dare a tutti un ruolo. Quindi a tutti i consiglieri ho dato delle deleghe, quindi non soltanto agli assessori, in modo da farli rendere partecipi all'attività comunale e amministrativa. In particolare ho nominato vice sindaco Laura Azzini, alla quale ho dato la delega degli affari generali, semplificazione amministrativa e il personale. A Stuani ho dato un altro ruolo importante, l'urbanistica e i lavori pubblici, intesa come edilizia privata, l'arredo urbano e anche il bilancio. Poi l'altro assessore, Mirko Beschi, il più giovane del mio gruppo, ho dato l'ambiente e l'ecologia e le politiche giovanili, oltre che anche l'agricoltura. E a Chiara Cobelli invece un ruolo molto delicato, quali i servizi sociali e le pari opportunità. Agli altri consiglieri ho diviso i ruoli in base alle proprie disponibilità e, diciamo, caratteristiche e interessi. A Gilberto Giubelli abbiamo eletto proprio mercoledì scorso presidente del consiglio e ho dato la delega alle attività produttive, essendo egli stesso un imprenditore. Stefania Ettori, la pubblica istruzione e le politiche scolastiche. A Gabriele Simoncelli invece lo sport e l'informatizzazione, e a Marco Badini invece la cultura, intesa come biblioteca e teatro. Quindi tutto il gruppo degli eletti ha un ruolo e sto coinvolgendo anche tutte le persone che hanno fatto parte, diciamo, di questa campagna elettorale, quindi anche, diciamo, gli esclusi, che per me non sono esclusi ma partecipano già attivamente alle varie consultazioni, ecco, con idee e proposte. Allora, le possiamo chiedere adesso di parlare del programma e magari concentrandoci sui primi 9 mesi, eccetera, insomma, come dicevano i paesi di lingua d'oca, mi è venuto in mente stamattina, passo a passo non va lui, no? Cioè passo a passo e poi si va lontano. Sì, siamo partiti, siamo molto forti e se ne sono accorti in comune, perché la presenza è costante tutti i giorni, sia mia che di Cesare Stuani, sia del vice sindaco Azzini. Gli altri assessori, in base al lavoro, riescono a venire la mattina o al pomeriggio. Partecipazione c'è anche di tutti gli altri consiglieri, che vengono a rotazione comunque in comune. La prima cosa che abbiamo fatto, che ha creato anche un po' di scompiglio, ma era nel programma, è il primo punto, è tolleranza zero, pari diritti, pari doveri, quindi armare i vigili. Non c'è nulla da scandalizzarsi, se ci hanno votato i cittadini è per la sicurezza è la delega che mi sono tenuto come sindaco, e armare i vigili vuol dire semplicemente dare la possibilità alla polizia municipale, altrimenti non si chiamerebbe polizia ma si chiamerebbe in un altro modo, visto che tutti gli altri comuni hanno l'uso dell'arma, semplicemente per motivi di sicurezza personale possono far servizio, come dice la legge, dal 10 di sera in poi. Ma quando fanno posti di blocco, comunque la sicurezza deve essere anche di giorno, non soltanto di sera. Questa è la prima cosa che ho fatto. L'altra cosa è
un incontro che ho avuto sia con il mio comandante dei vigili sia con il comandante locale della stazione dei carabinieri, che lui, anche lui si è insediato proprio il 6 giugno, quindi siamo partiti insieme in questa avventura, lui come con la propria amministrazione, noi con la nostra, logicamente. Abbiamo subito, ci siamo subito confrontati sul discorso della sicurezza, e una cosa che mi ha fatto molto piacere è che da 6 carabinieri siamo già a 7 carabinieri. Questa amministrazione proseguirà nel discorso di ristrutturare la caserma dei carabinieri. La passata amministrazione aveva stanziato una quota di circa 60.000 euro che, alla luce diciamo, dei nuovi sopralluoghi che abbiamo fatto, non sono sufficienti, in quanto vogliamo rendere diciamo più si può dire, vogliamo migliorare anche le condizioni di chi lavora all'interno della caserma, non soltanto quindi dell'appartamento del comandante e del vicecomandante, ma anche dei carabinieri che devono fare contatto col pubblico. Sindaco, e quindi abbiamo stanziato una cifra intervengo superiore. Da persona che ha fatto in tempo a fare la naia, no? A suo tempo i carabinieri sono soldati, è importantissimo che il carabiniere scelto, cioè il soldato semplice, alla fin fine salutiamo tutti i carabinieri, stia bene. Tante volte viene magari da un paese che sta a 1500 km da Birizzolo, cioè comunque almeno farlo stare. La caserma ha bisogno di lavori, e noi ci stiamo impegnando per trovare le risorse per ristrutturare anche il piano inferiore, quindi quello a contatto col pubblico, e dove appunto i carabinieri dormono e di fatto vivono, ecco. Quindi grande notizia che sono 7, cercheremo di arrivare a 8, perché se riusciremo ad arrivare a 8 potremo avere una seconda macchina, quindi avere ancora più maggiore presenza sul territorio. Credo che i cittadini di Guizzolo in queste 3 settimane si siano accorti che qualcosa è già cambiato sul fronte della sicurezza. Certo. Quindi sì, fronte sicurezza se ne è parlato molto, appunto dell'arma, gli agenti. Quanti agenti ha Guizzolo? 5. 5 agenti? No, abbiamo 5 agenti di polizia, di municipale, e 7 carabinieri. E 7 carabinieri. Sì, una buona presenza. Dunque, per quanto riguarda, ecco, e poi altre... L'altro punto su cui mi sono combattuto molto, ci siamo combattuti molto come gruppo in campagna elettorale, è sicuramente il decoro. Il decoro del paese, che è un punto fondamentale per, come dicevi prima, se i carabinieri hanno un luogo sano, pulito, decoroso dove vivere, lavorano meglio, così anche i cittadini di Guizzolo, che pagano le tasse di Guizzolo, è giusto che abbiano un riscontro immediato su come vengono spesi i soldi e sulla sensazione non soltanto di sicurezza, quindi percezione di sicurezza, vedendo le vari interventi sul territorio delle pattuglie, delle polizie municipali, dei carabinieri, ma anche del decoro urbano. Decoro urbano che è non soltanto lo sfalcio dell'erba e le aiuole tenute in un certo modo, i fiori e quant'altro, ma una cosa che abbiamo fatto e che inaugureremo a breve è proprio come primo punto sul decoro, che anche questo è decoro, è l'illuminazione del portale della barriera. È un portale che è stato ristrutturato diversi anni fa, che è in una zona diciamo abbastanza buia del paese, una zona ricca di storia, e ci siamo premuniti di studiare l'illuminazione anche notturna, e quindi dare un segnale di forte di decoro urbano, e quindi di intervento anche in luoghi diciamo un po' più bui, ecco. Sì, obiettivamente sì, beh, la illuminazione, farete questi sistemi nuovi, insomma LED, tutto LED, diciamo che con 18 watt riusciremo a illuminare un portale di una quindicina 20 metri. Sì, la tecnologia ci viene incontro, e quindi i costi di gestione sono diciamo irrisori, per cui insomma fondamentalmente c'è questo discorso proprio anche dell'innovazione. Prima avevamo il presidente di Adici, che sappiamo conosce piuttosto bene, che diceva appunto tra i problemi dell'Italia, quindi Guizzolo anche, insomma fondamentalmente c'è la mancanza per esempio di informatizzazione, l'internet lento, cioè proprio la tecnologia italiana che è arretrata rispetto al resto del mondo occidentale, per esempio, per cui appunto anche un'illuminazione a LED può per esempio far parte di questa innovazione. Assolutamente, può far risparmiare e rendere migliore l'illuminazione, ma soprattutto i costi inferiori di gestione, e soprattutto rendere più bello il paese. Esatto. Diciamo che queste luci arancione che tante volte ci sono non sono il massimo, obiettivamente. Allora, leggo anche alcuni messaggi, so che già gli ascoltatori avevano scritto prima. Se c'è un tema importante, vedo che tanti ne hanno parlato. Sindaco, la tangenziale è da fermare, dopo 25 anni è vecchia e porterà solo problemi. Questa è una visione, perché avevo visto
Un altro messaggio, ecco qua, Marco invece dice: non blocchi la variante, non condanni a morte Guidizzolo. Quindi due visioni, proprio uno bianco e uno nero, proprio non c'è neanche un punto di vista. Allora, Tangenziale è un'opera che è partita da oltre 30 anni a Guidizzolo, purtroppo non è più possibile fermare quest'opera. È un'opera che, anche a mio avviso, è un'opera che andrebbe ristudiata, ma andrebbe ristudiata tutta la viabilità, diciamo, che da Mantova parte a Brescia. Sostanzialmente era più conveniente avere un asse Mantova-Brescia diretto che non sommare, che costava molto meno, sarebbe costato molto meno rispetto alla somma di tutte le tangenziali di Castiglione, Guidizzolo, Goito, di Marmirolo. L'opera ormai è in partenza, partirà a ottobre e porterà sicuramente beneficio al territorio di Guidizzolo. Ricordo che Guidizzolo è nata e cresciuta grazie alla statale, quindi non è che possiamo adesso rinnegare il ruolo importantissimo di questa via di comunicazione tra Mantova e Brescia. Ora non possiamo più accettare il passaggio di 10-15 mila mezzi pesanti sul territorio di Guidizzolo. La tangenziale si farà entro 3 anni, spero anche meno, verrà completata. Però il problema è che, così come ho scritto mesi fa in una lettera sui giornali, è che dove ho chiesto se Guidizzolo, Guidizzolesi sono pronti alla tangenziale. Io non sono contro la tangenziale, è un'opera che non può essere fermata, è un'opera che va condivisa e che va studiata. Ora bisogna pensare a come se l'opera fosse già stata fatta. Se ad oggi l'opera fosse in inaugurazione domani, Guidizzolo non sarebbe pronto. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che percorrono la statale Mantova-Brescia, arrivato allo svinco di Guidizzolo, semplicemente attraverserebbero il paese, non si fermerebbero. Questo perché? Perché Guidizzolo, nonostante abbia delle eccellenze di aziende, di attività di artigianali, imprenditoriali importanti, non siamo stati in grado in questi anni di farci riconoscere e renderci punto di attrazione. Noi come gruppo, come amministrazione, noi come cittadini di Guidizzolo, perché voglio coinvolgere tutti i cittadini in questa operazione, perché senza la condivisione dei progetti con i cittadini non possono andare da nessuna parte, perché mancano in sostanza risorse. Quindi chiedo aiuto ancora una volta ai cittadini. Renderemo bello il paese, attrattivo il paese, per quello che parlo di sicurezza e di decoro. A questo punto abbiamo 3 anni di tempo, in questo lasso di tempo riusciremo a convincere e a non convincere, ma anche a mandare un messaggio a tutti i paesi limitrofi e non solo, che Guidizzolo è importante per molte cose, per molte feste, progetti che stiamo mettendo in piedi. A quel punto chi arriverà sulla tangenziale, al posto di andare in tangenziale, preferirà attraversare il paese, perché potrà fermarsi in piazza, potrà fermarsi finalmente in una piazza Pezzati, che non sarà più via Pezzati ma diventerà piazza, quindi luogo di incontro, in una bella piazza Marconi, e ci saranno nuove attività, e mi auguro che con gli incentivi che riusciremo a dare nuove attività appunto imprenditoriali arriveranno sul territorio. Questo è il messaggio che voglio lanciare, quindi la sfida è: la tangenziale ci sarà e noi saremo pronti quando apriremo la tangenziale, e invito già tutti adesso a entrare a Guidizzolo, che il paese sta cambiando velocemente. Quindi proprio si prepara appunto a diventare un'attrazione, un po' come il liceo artistico per esempio, che fa arrivare ragazzi e rispettive famiglie un po' da tutto. Bravo, tu colpisci nel segno già due volte, mi stupisci. La scuola d'arte è una delle nostre, diciamo, è uno del cuore, fa parte del cuore pulsante di Guidizzolo e va valorizzata. Quindi noi, come le passate amministrazioni, comunque cercheremo di coinvolgerla in progetti e fare in modo che vengano sempre di più studenti e che ritorni ad essere quella grande scuola di arti e mestieri che era un tempo. Certamente. Dunque, cosa rispondiamo a, per esempio, c'è Marisa, Anna, che lamentano il fatto che di sera, per esempio, soprattutto di sera, ci sono solo stranieri in giro per Guidizzolo. Sì, invito le signore, lo fanno con una certa forza, ecco. No, ma ci mancherebbe. Se hanno percorso in queste settimane, il paese sta già cambiando e siamo in periodo di Ramadan, quindi verso sera escono tutti, diciamo, i cittadini che hanno fatto Ramadan a festeggiare, quindi è un periodo in cui di giorno non si vedono, di sera invece, diciamo, escono. Cioè, anche perché di giorno non mangiano, non bevono. E di sera quindi per forza devono uscire. Il controllo è stato intensificato, sono state già fatte chiudere delle attività perché rimanevano aperte pur non avendo diritto di rimanere aperte. Quindi quando intendo tolleranza zero intendo tutti
coloro che hanno attività e svolgono attività sul territorio non rispettare le leggi, non esistono deroghe in questo senso. Quindi il nostro impegno è quello della sicurezza e del decoro. Nel momento in cui parlo di decoro, quindi intendo di luci, di illuminazione, invito entro pochi mesi a tutti i cittadini a fare le passeggiate serali e si sentiranno molto più sicuri nel loro paese. Questa è una promessa che verrà attuata a breve e già sta dando i primi frutti. Allora, infatti Filippo scrive, proprio appena arrivato questo, Guidizzola è già cambiata da un mese, bravi, ciao Filippo, quindi salutiamo Filippo appunto che grazie, ha dato Filippo. Appena forza. C'è invece Lucia per esempio che va più contro, dice finalmente il consigliere più provinciale più assente in provincia dimostrerà come si governa in comune. Sì, vabbè, dico a questa signora di controllare bene i dati, prima di tutto, sia le mie presenze in consiglio comunale che in consiglio provinciale, dal momento che molte... incontri erano nello stesso giorno, quindi non ho il bene dell'ubiquità, e quindi quando vuole confrontarsi con me io sono lì tutti i giorni, la mattina non ho nessun problema, sto lì fino alle 2:30, alle 3, quindi mi può trovare senza nessun problema. Benissimo, allora dunque per quanto riguarda i messaggi anche bravo sindaco per la sua presenza, anche appena arrivato anche questo. In un altro dice il canale non potremmo sfruttarlo per produrre energia elettrica coi mulini. Saluto Enrico che comunque una proposta la lancia, insomma. Sì sì, no beh Enrico, grazie, il problema è che non c'è diciamo la, che io sappia, poi è una proposta che posso fare, ma non c'è proprio la pendenza per poter sfruttare, perché l'acqua della, cioè, se no, deve essere continuo, il ciclo continuo dell'acqua, non è così sul canale. Il canale è un problema che c'è a Guidizzola, è un problema perché si è costruito troppo vicino al canale. Proprio venerdì avrò un incontro con il consorzio Gardachiese e con i comuni Ceresara, di Cavriana e Solferino per discutere il problema poi che riguarda l'inondazione che c'è stata decine di giorni fa a causa della bomba d'acqua nel territorio Ceresara di Birbesi, e parleremo anche della necessità di recintare tutto il canale nella zona delle scuole, quindi per renderlo più sicuro. Questo è una cosa, un impegno che mi prendo, un impegno che mi sono già preso e che mi confronterò appunto con il consorzio per vedere come poterlo fare. Poi l'idea è sicuramente valida, ma secondo me non è applicabile, purtroppo. Allora, sì, purtroppo il canale è stato teatro qualche giorno fa e un mese fa anche, purtroppo, vabbè. Dunque, chi critica adesso ha il bruciore delle elezioni, dice un ascoltatore o ascoltatrice, non è firmato questo. Io dico semplicemente che la vittoria è stata, sì, è stata una bella vittoria, schiacciante. Io credo che non sia tutto merito mio e del mio gruppo, ma sia stato anche, diciamo, qualche esame di coscienza deve farselo chi ha perso, ecco. Io ho fatto la mia campagna elettorale, la nostra campagna elettorale è stata molto pulita, l'obiettivo era il 5 giugno, abbiamo parlato di programmi, non abbiamo parlato male di nessuno, ho chiesto in queste settimane un confronto con tutti i candidati consiglieri, quindi con oltre 45-46 persone, semplicemente perché mi sono fatto una domanda e mi sono dato anche una risposta. Se al giorno d'oggi a Guidizzola sono riusciti a fare 4 liste, che non sono mai stati da molto tempo, che io ricordi, 4 liste, vuol dire che ci sono tante persone che hanno voluto dare qualcosa e possono dare qualcosa a Guidizzola, quindi secondo me è un'energia positiva, chi più chi meno, da utilizzare, e quindi sto chiedendo a loro, semplicemente nel confronto che sto facendo con i candidati, di trasmettermi questa energia propositiva e di un confronto costruttivo da qui ai prossimi 5 anni, e quindi semplicemente sto già coinvolgendo in prima persona quelli che già volevano proporsi in prima persona. Poi nel nostro progetto di decoro urbano, cioè, come dicevo prima, mancando di risorse, oppure le risorse vanno un attimino indirizzate, perché adesso l'amministrazione è cambiata, sono cambiati anche gli obiettivi. Quindi logicamente dimostrerò ai cittadini che nei primi mesi le tasse che pagano sono tutte spese bene, ecco, questo è il mio messaggio. A quel punto, quando riuscirò ad arrivare alla fiducia, non soltanto dei 1650 persone che mi hanno votato, che ci hanno votato, anche di tutti gli altri, allora riuscirò ad andare a chiedere qualcosa anche a loro. E questo lo farò nei primi mesi, sicuramente del prossimo anno. Benissimo. Allora, vediamo, le leggo altri messaggi che sono arrivati. C'è ancora il bando per il servizio... Ah, proprio, andiamo subito sul pratico. C'è ancora il bando per il servizio civile, grazie, sì, Cinzia. C'è il bando, ci sono 4 posti. 5 posti e sono arrivate finora 4 domande.
Allora, Giuliana anche chiede a nome dei giovani qualche cosa in più rispetto a quello che è stato fatto finora. C'è anche chi contesta il lavoro della caserma, dice un buco nell'acqua. Io no, vabbè, io posso rispondere? Sì, certo. Vabbè, io credo che così come ho detto ai miei dipendenti dell'amministrazione che voglio un luogo di lavoro sano, pulito, bello, perché così possono lavorare meglio, credo che sia qualsiasi posto di lavoro per qualsiasi dipendente e non solo debba essere accogliente e si lavora meglio. Assolutamente. Quindi non credo che siano soldi spesi male, assolutamente. Allora, ringraziamo il primo cittadino di Guidizzolo, Stefano Meneghelli. Ci sono altri messaggi, un altro paio, non facciamo più tempo a leggerli, li teniamo per una prossima volta. Ha già finito. È volato il tempo. Grazie, grazie. Grazie al primo cittadino di Guidizzolo. Grazie. Grazie. Ora esatta. Sono le 11:03. Ora esatta. In